pomeriggio a tutti. Io prima cosa che dico, come dire, anche se sembra formale, credo che oggi sia una giornata molto importante, molto, molto riuscita. Eravamo tantissimi, adesso nonostante, come dire, la stanchezza, siamo ancora tanti, per questo in qualche maniera dovremmo farci un applauso. Io appunto, come diceva Gianni, magari insomma questa è la prima occasione nella quale con molti ci vediamo e abbiamo l'occasione di parlare insieme. Gli interventi sono stati tanti, quindi insomma cercherò di essere breve. Porto, come dire, un po' l'esperienza di questi 4 anni nei quali l'ADL ha sbarcato, in qualche maniera abbiamo intrapreso un percorso in Emilia Romagna. Io credo che in questi 4 anni, così come nella storia diciamo più lunga anche negli altri territori dove è presente l'ADL, siamo stati in grado di tendere sempre a portare conflitto diciamo all'interno dei luoghi di lavoro, ma guardare appunto, come si diceva prima, anche fuori da questi. Io vorrei portare un'esperienza in particolare, veramente in sintesi, portare anche il saluto dei lavoratori e delle lavoratrici di Viadana, in provincia di Mantova, dove negli ultimi mesi, che purtroppo per un problema insomma, logistico non sono riuscito ad essere qua, quindi parlerò io in qualche maniera per loro, è stata portata avanti una lotta molto, molto dura, molto, molto aspra. Forse insomma, tramite Facebook o molti di voi hanno visto. Una lotta che in qualche maniera è stata intrapresa per la rivendicazione di diritti fondamentali che ci accomunano, no? Molto spesso. Una lotta che in qualche maniera abbiamo anche, se vogliamo, anche subito dalla controparte. Una controparte molto, molto ampia, i padroni dell'azienda, le cooperative, ma anche i sindacati confederali e le istituzioni. In qualche maniera in quel territorio si è creato un fronte unico finalizzato a cosa? Finalizzato di fatto a chiudere la possibilità dell'esperienza di ADL Cobas, che altro non è che l'esperienza di auto-organizzazione per la rivendicazione dei diritti, per la rivendicazione di una vita degna e migliore in quel territorio dove finora, in qualche maniera, per grossa anche responsabilità dei sindacati confederali, ciò non era possibile per una grandissima parte della popolazione, che poi è la popolazione molto spesso di origine straniera o di insomma che viene da paesi lontani, ma in realtà, ed è proprio il dato di quel del magazzino diciamo Composat, da tanti anni ormai è qua e dovrebbe essere considerato insomma come tutti. Questa avvertenza, diciamo, perché insomma tra noi dobbiamo anche dirci, come dire, la verità, si è conclusa purtroppo in maniera non estremamente positiva, con anche numerosi licenziamenti. Eppure io credo che qua dobbiamo dirci che è stata un'esperienza comunque estremamente positiva. E non lo dico solo io, lo dicono per esempio i 100 e più lavoratori e lavoratrici che proprio ieri ancora davano vita ad un'iniziativa di lotta di fronte al magazzino Composat, nonostante siano tuttora fuori da quel magazzino in stato di disoccupazione, nello specifico rivendicando il pagamento delle ultime mensilità non ancora pagate, ma lo dicono veramente nel momento in cui hanno riconosciuto in questo percorso di lotta in ADL come uno strumento fondamentale una possibilità di riscatto in qualche maniera, da una condizione che li vedeva appunto oppressi, sfruttati, in qualche maniera anche emarginati dalla vita di quei territori. Allora io credo che esperienze come le nostre, conflittuali, dove riusciamo molto spesso a conquistare delle vittorie, ma anche quando
sul momento non riusciamo a conquistare delle vittorie, siano fondamentali e vedremo nel medio e lungo periodo. Lo diceva qualcuno prima di me, questo è un periodo storico molto, molto duro, indubbiamente, in cui non è facile, in cui non ci regala niente nessuno, soprattutto per chi deve, come dire, sopravvivere attraverso il proprio lavoro e magari facendo migliaia e migliaia di chilometri e abbandonando le proprie terre. Credo che questi percorsi siano fondamentali però per cambiare, come dire, lo stato di cose esistenti. Ritorno all'esempio di Viadana. Dopo questa sconfitta noi, secondo i padroni e le cooperative, dovevamo scomparire come ADL Cobas, perché significava continuare impunemente con un modello di sfruttamento atroce. Ebbene, la risposta che c'è stata e che insomma si sta dando in questo periodo, a partire dalla volontà di quel gruppo di lavoratori, è l'apertura di una sede di ADL Cobas proprio lì a Viadana. Credo che questo sia un dato molto importante che ci dice che quando diciamo non molliamo, lotta dura senza paura, significa anche, come dire, fare delle scelte che sembrano controcorrente. E io credo che sia importante, così come tanti sono stati contributi anche nella mattinata rispetto alle esperienze, magari non di sindacato come il nostro, però degli spazi sociali, dei comitati in difesa dell'ambiente, di esperienze antirazziste e contro la violenza di genere, che questi spazi, e questo vogliamo fare in Viadana, così come sono insomma da tutti gli altri territori, siano spazi di incontro come questo di oggi, tra noi in quanto delegati, lavoratori e attivisti del sindacato, ma anche e soprattutto di incontro con gli altri protagonisti, diciamo, delle lotte sociali dei nostri territori. Quindi vado a concludere guardando però a cosa. Secondo me, insomma, incontri come questi devono servire anche a prendere in qualche maniera delle decisioni e darci degli indirizzi. Il primo, che in qualche maniera è stato già ovviamente detto più volte questa mattina, io credo che sia fondamentale, soprattutto per chi è qui oggi, capire l'importanza del proprio, diciamo, impegno, non solo all'interno del proprio luogo di lavoro, ma nella DL, insomma, come dire, in generale, e questo significa nella nostra società. Quindi dovremmo in qualche maniera sforzarci, ognuno nelle proprie aree territoriali, città, territori, per renderci protagonisti della DL a piene mani. E seconda cosa, riferendomi appunto al discorso che facevo fino adesso, si parlava della data della data di sciopero generale. Noi abbiamo scritto, come dire, nella DL abbiamo preso una posizione chiara che veniva riportata dall'intervento iniziale e da quelli successivi. Io credo che, insomma, domani e poi soprattutto quando ritorniamo all'interno dei nostri luoghi di lavoro, territori, dobbiamo dire che nel momento in cui verrà scelta, insomma, una data di mobilitazione, debba essere una data che riesca a parlare a tanti e diversi ed intrecciare quei percorsi che hanno preso parola qua, cioè fare della nostra forza, che è incredibile, stamattina l'abbiamo dimostrato, una forza anche per tanti e tante altre. Ecco, io credo che questo sia il contributo che volevo dare. Grazie a tutti. Vai.